Buongiorno ragazzi, nuovo allenamento, sempre in completa sicurezza, vi ricordo mascherina, guanti e gel per le mani. E andiamo a vedere subito il riscaldamento, ragazzi. Ragazzi, il nostro riscaldamento, come tutto l'allenamento in realtà, si svolgerà su circa 30 metri e prevede 5 diversi esercizi, ognuno dei quali verrà ripetuto per 6 volte. Andiamoli a vedere. Nel primo esercizio alterneremo 3 passi sulle punte a 3 passi sui talloni, 3 passi sulle punte e 3 sui talloni, così per tutti i 30 metri per 6 volte. Il secondo esercizio invece faremo 3 passi e poi portiamo il ginocchio in alto e lo portiamo verso l'esterno, 1, 2, 3, e facciamo lo stesso esercizio con l'altra gamba. Arrivati a 15 metri invece alziamo il ginocchio esternamente e lo portiamo verso l'interno. Tutto questo per 30 metri. Nel terzo esercizio invece alziamo bene il ginocchio, lo afferriamo con le mani e lo portiamo al petto. E poi cambiamo gamba. Tutto questo, anche questo, per 30 metri. Nel quarto esercizio invece faremo un passo lungo, poi ruotiamo il busto verso la gamba in avanti. E questo per tutti i 30 metri. Quinto ed ultimo esercizio invece sarà una semplice corsa lenta per tutti i 30 metri. Adesso che siamo pronti per l'allenamento, andiamo a vedere gli esercizi che ci aspettano oggi. Ragazzi, i nostri primi due esercizi di oggi serviranno per il rinforzo dei muscoli delle gambe e li abbineremo a una corsa lenta. Faremo questi due esercizi. Il primo sarà uno squat con il salto. Il secondo invece saranno gli stacchi ad una gamba col braccio in avanti alternato. Andiamo a vedere i due esercizi. Per il primo esercizio, cioè lo squat con il salto, faremo 6 ripetizioni per un totale di 3 serie. Ogni serie, vi ricordo, almeno un minuto di pausa. Quindi l'esercizio è questo: 6 squat con il salto e poi corsa lenta e poi un minuto di pausa. Il secondo esercizio invece sono gli stacchi ad una gamba. Faremo 8 ripetizioni per ogni gamba, quindi 8 di gamba destra e 8 con la gamba sinistra, e poi una corsa lenta, sempre al 30% della nostra velocità massima. Ragazzi, il terzo e il quarto esercizio di oggi invece prevedono un aumento della nostra velocità di corsa e arriveremo a correre a circa il 50% della nostra velocità massima. Nel terzo esercizio faremo una corsa in avanti al 50% della nostra velocità massima e ritorniamo camminando. Questo per 5 ripetizioni. Poi ci prendiamo un minuto di pausa e ripetiamo l'esercizio per altre 2 volte, in totale 3 serie. Il quarto esercizio invece terremo sempre una velocità intorno al 50% della nostra velocità massima. Però correremo in avanti per 10 metri, poi indietro per 10 metri, in avanti per 20 metri, indietro per 20 metri, in avanti per 30 metri e indietro per 30 metri. Poi ci prendiamo anche qui un minuto di pausa e ripetiamo l'esercizio per altre 2 volte. Se il minuto di pausa non basta, ragazzi, vi ricordo, possiamo aumentarlo tranquillamente. Adesso vi faccio vedere i due esercizi. Terzo esercizio, corsa 50% della nostra velocità massima e poi ritorno camminando. E poi un'altra corsa al 50% a nostra velocità massima e ritorno camminando. E così via fino a completare tutto l'esercizio. Il quarto esercizio invece sarà una corsa in avanti 10 metri, poi ritorno correndo. Corsa in avanti 20 metri e ritorno correndo. Corsa in avanti per 30 metri e ritorno sempre di corsa. Ritornato al punto di partenza, farò una pausa e poi riprenderò tutto. Come giochino finale invece faremo una corsa al 70% della nostra velocità massima per tutti i 30 metri. Dopo 2 minuti di pausa completa rifaremo una corsa al 70% della nostra velocità massima e cercheremo di impiegare lo stesso tempo. Ok ragazzi, andiamo a ripetere per 5 volte questa corsa al 70% della nostra velocità massima e vediamo per quante volte teniamo lo stesso tempo. Ragazzi, buon allenamento a tutti. Vi ricordo 10 minuti di stretching finale come abbiamo visto l'altra volta e ci vediamo giovedì prossimo. Ciao ragazzi!